Ciao a tutti, qui Altair GP3 e insieme ad Albi siamo alla prima puntata, primo episodio di The Talk, dove noi troviamo i più grandi talenti YouTube e voi fate le domande. Più grandi talenti, dai, adesso non esageriamo. Comunque, buongiorno, io sono Albi e spero che mi conosciate, però niente, ti lascio la parola. Ok, allora iniziamo subito con le domande della community. E Ciro chiede: ti taglieresti un dito per Black Ops, Battlefield Bad Company 2 e Left 4 Dead 2? Ah, bene, iniziamo bene. Allora, no, perché ovviamente se mi taglio un dito per quei giochi, poi senza un dito non ci posso più giocare, quindi no. No, mi dispiace. Ok, allora rispetto quindi al tuo livello di bravura, ci si chiede come fai a giocare così bene su PC? Qual è il tuo segreto? Beh, allora, intanto non è che io penso di kill death ratio c'ho attorno al 2, ma non è che sono così bravo, però la gente più che altro dice sempre: ma come fai a giocare col mouse? Io vi dico, è soltanto questione di abitudine, perché giocare con il mouse o con il joypad è difficile tanto uguale, ma è semplicemente che se sei abituato con il joypad all'inizio ti sembrerà strano col mouse, come se io vado su un Xbox farò pena all'inizio, però una volta che ci fai la mano diventa facile. Quindi motivo PC o PS3 piuttosto che Xbox, tu preferisci PC proprio per questa maggiore precisione del mouse. Sì, diciamo che no, preferisco il PC più che altro per altre cose, però c'è da dire che anche il mouse, secondo me, per quanto riguarda gli sparatutto, è molto meglio del joystick, perché diciamo che di primo impatto si dice sembrerebbe più facile utilizzare il mouse, però anche bisogna aggiungere che diciamo che utilizzando il mouse viene più fuori l'abilità del giocatore, perché non c'è nessun genere di mira assistita o cose del genere. Il giocatore che è più veloce e il mouse garantisce una velocità che diciamo i pad non possono avere, è il giocatore che vince. Ovviamente poi comunque non potrei fare cose come trick shot che sono abbastanza famosi nell'ultimo Ne periodo. sono contentissimo perché io e i trick shot non andiamo d'accordo. Bene, allora, sempre riguardo a cosa preferisci, perché non ti piacciono le serie che non uccidono cioè le serie che uccidono non ti piacciono su giochi come Call of Duty 2? Sì, no, beh, oddio. Su Modern Warfare 2 le utilizzavo perché non c'era altro praticamente. Però su Black Ops preferisco le ricompense che non uccidono. Quindi io di solito utilizzo UAV contro UAV e Blackbird. Principalmente perché diciamo che se si guarda la vittoria, al di là del kill death ratio e tutte queste cose qua, se si guarda la vittoria della squadra, secondo me sono davvero le ricompense migliori. Perché ti lasciano allo stesso tempo libero e allo stesso tempo, quindi libero di andare in giro con la tua arma, uccidere senza dover aspettare, camperare o cose del genere, e allo stesso tempo danno vantaggio a tutta la squadra. Ok, quindi tu sei comunque un player che gioca per la squadra, quindi obiettivi. Sì. Poi ovviamente Black Ops è un gioco che, a differenza di Battlefield o di altri giochi, diciamo, è molto più improntato sul gioco personale. E proprio per questo diciamo che io preferisco un attimino di più il team deathmatch su Black Ops, perché ad esempio non mi piace davvero tanto, non so, giocare dominio e fare solo uccisioni. Ecco, io se gioco dominio finisce che cerco di giocare gli obiettivi, muoio e magari mi incazzo perché la mia squadra non fa lo stesso, quindi io più o meno gioco quasi solo team deathmatch. E a livello di giri competitivi, MLG, Game Battles, nulla? No, io niente, io mi definisco un casual gamer professionale, nel senso che io non faccio clan war, né ho fatto qualche amichevole, a volte mi hanno invitato alcune persone così, però non ho mai davvero fatto nulla di seriamente competitivo, infatti anche si vede, gioco con un gruppo di amici, non siamo un clan, siamo un gruppo di amici. E, però sì, diciamo che pur essendo appunto così un casual gamer, come mi definisco, prendo molto sul serio, diciamo, il mio gioco, anche per quanto riguarda l'aspetto tecnico e cose del genere. Tu giochi su Steam con su PC ovviamente. Sì, ovviamente gioco su PC, la piattaforma principale è Steam, anche se ad esempio giochi come Bad Company non si basano su Steam, però sì, io sono un grande fan di Steam, per chi non sa cos'è, diciamo una specie di iTunes, questo penso sia familiare a quasi tutti, un iTunes per i giochi, ossia tu acquisti i tuoi giochi sulla piattaforma Steam e li puoi scaricare quando vuoi, li puoi aggiornare, li puoi, hai tutto il sistema degli amici, di un social network anche, è molto, molto comodo davvero. Inoltre ci sono ad esempio salvataggi su cloud, quindi tu hai sullo stesso account su computer diversi e avrai salvataggi uguali. Sì, esatto. Infatti adesso stanno anche implementando ad esempio delle funzioni con Steam e il PlayStation Network, per esempio per Portal 2, quindi è una cosa che sta crescendo in questo momento. Sì. E
Invece, cosa ci dici dei prestigi? Per farli, non farli? Ah, sì, questa è una domanda che mi pongono spesso. Effettivamente non ho ancora parlato mai dei prestigi. Beh, secondo me sono tendenzialmente inutili. Nel senso che l'unica cosa concreta che ti dà il prestigio sono le classi aggiuntive. E sinceramente su Black Ops io non ne avverto tantissimo il bisogno. Quindi se devo rinunciare, non lo so, ai miei perk pro, a tutti gli accessori che ho sbloccato, a tutto quello che diciamo ho sbloccato arrivando al livello 50, per cosa? Per una mimetica oro? No, grazie, preferisco la mia mimetica ghiaccio che è bellissima. Sempre Riccardo chiede come fai ad avere un intro così figa? L'intro, beh, vabbè, l'intro con la musichetta prima l'ho fatta io, diciamo, con Sony Vegas e Photoshop. Infatti, penso si capisca che è una cosa molto, molto essenziale. La musichetta poi è mi piace un sacco. Ma poi la mia intro, il mio classico buongiorno, io sono Albi. Non lo so, è nato un pochino spontaneamente. Nel mio primo commento non dicevo buongiorno, dicevo soltanto buongiorno. Poi penso che sia stata un pochino colpa di Sinanners, che dice sempre Hello everyone, my name is Sinanners. E così, quindi ho iniziato a dire così anch'io, ecco. Ok, riguardo animali, ne hai qualcuno? Cani, gatti, criceti? La parte della mia famiglia, mio papà, insomma, che un po'. Però no, no, animali no, sono solo soletto, figlio unico senza neanche un animaletto. Capelli, Ah. dici, parlaci dei tuoi capelli. I miei capelli. C'è la gente che dice che somiglia a Iniesta, ma dove? No, allora è vero, ho la fronte un po' alta, ma i miei capelli stanno benissimo. Io semplicemente ho un po' l'attaccatura alla Vegeta, no? Cioè, se siete invidiosi che io assomiglio a Vegeta e voi no, è un affare vostro. Chi è secondo te il miglior commentatore italiano? Il miglior commentatore italiano, il mio preferito, ovviamente ce ne sono un sacco che mi piacciono, ma se dovessi sceglierne uno su tutti, direi LegolasTF90. Sia perché è vario nei suoi commenti, fa giochi diversi, fa anche recensioni, non so, a volte ci mette la faccia in alcuni vecchi video e fa un po' di tutto, e poi è sempre, non è mai banale, è sempre divertente, ha anche un sacco di idee, dei piccoli, non so, pensate alla scena del camper nell'ultimo video che ha messo su, me la godo davvero. Sì, è originale, è originale. Penso che sia questo, diciamo, quello che distingue un commentatore dagli altri. Ok, quindi il fatto che sia più orientato al divertimento, più al lato tecnico della descrizione del videogioco. Sì, beh, ma diciamo che si può essere anche tutti e due. Io sono molto, penso di essere forse Un ibrido. il commentatore tra i più tecnici che ci sono, nel senso che io parlo di statistiche così, però anche il divertimento Vabbè, ovviamente tu non. fai anche divertire comunque, Certo. quindi. Ultima domanda. Come hai iniziato il fatto a giocare e poi di conseguenza a fare video su YouTube? Allora, beh, risposta lunga questa. Dunque, ho iniziato su, probabilmente i miei primi giochi erano per il Game Boy, quello ancora quello vecchio, grosso, che probabilmente molti di voi non hanno neanche mai visto, e forse Super Mario, una cosa del genere. Però diciamo poi sono passato ai Pokémon Blu è stato il mio primo. Poi vediamo la PlayStation 1. La PlayStation 1 è stata l'unica console che ho mai avuto, vabbè, a parte il Game Boy che non è proprio una console. E vediamo la PlayStation 1, giocavo più che altro a Crash, mi piaceva da matti, Crash Team Racing era il migliore. E dopo diciamo che sono passato a giocare sul PC, principalmente con un gioco di ruolo online, stile World of Warcraft, si chiamava Lineage 2, ma diciamo che sono stato prigioniero, ecco, di questo gioco per 4-5 anni. E comunque verso la fine di quei 4-5 anni ho conosciuto COD 4, Unreal Tournament 3, ma diciamo che quando ho smesso di giocare appunto quel gioco di ruolo ho iniziato a giocare Modern Warfare 2, che è stato il mio primo vero FPS serio. Tuttavia, diciamo, dopo un po' ero anche stato in un clan, diciamo che ho smesso di giocare a Modern Warfare 2 perché, appunto, per tutta la serie di motivi per cui la gente smette di giocare a Modern Warfare 2, diciamo tubi e cose del genere, ecco. E quindi lì ho scoperto Team Fortress 2 e Left 4 Dead 2, dopodiché anche Bad Company 2, e poi diciamo che quando è uscito Black Ops all'inizio ero un attimino scettico, poi me l'hanno regalato il compleanno e ho detto beh, secondo me questo è il migliore di Call of Duty, come dico di solito, ecco. Diciamo che a molta gente non piace, ma invece Black Ops mi piace da matti. Penso sia il Call of Duty migliore, assieme in parte a COD 4. E per quanto riguarda invece il.
diciamo, i commentary, come è iniziato? Beh, diciamo che io fin da già da un anno prima di iniziare avevo iniziato a seguire, se l'avevo iniziato a seguire su Modern Warfare 2 un commentatore inglese che poi diciamo, mi ha aperto il mondo a Machinima, a tutti gli altri commentatori, più famosi commentatori internazionali, ecco, e diciamo che da lì ho cercato di vedere se c'era qualcosa in Italia e devo dire che mi ricordo di aver cercato, mi ricordo avevo visto i video di Strategico che penso sia stato uno dei primi pionieri dei commentari italiani, però diciamo che vedevo che praticamente una community non esisteva e allora ho detto vabbè dai proviamoci, alla fine ho iniziato un po' come quasi come sfizio, come hobby personale e poi diciamo che ho avuto tutto questo successo grazie anche sicuramente a molti community channel dove mi sono fatto conoscere e tra cui anche Mela Gode, infatti che ringrazio e quindi niente, ora continuo a fare video. Bene, abbiamo finito qui con Albi, il primo episodio di The Talk. Nel prossimo avremo probabilmente infiniti racconti blog, quindi postate le vostre domande o nei commenti sotto al video o su Facebook, il canale di Melagodo. Mettete mi piace al video, ringrazio Albi e da AlterGP3 è tutto, vi saluto. Bene, beh, vi saluto anch'io, ricordatevi di mettere un bel mi piace e ciao ciao ciao.